Svapers e bentornati nel Udinese, mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, siamo tornati con due liquidi G-Spot che hanno fatto ormai la storia del vaping. Siamo con Vanilla Gangbang e Sweet Lemon Job. Io partirei con la Vaniglia Gangbang, un'unione di vaniglie molto vanigliose. Ragazzi, partiamo con la Vaniglia Gangbang, che posso garantirvi che mi ricorda... Va bene, grazie. Mi ricorda tantissimo, così il primo impatto, l'odore, alla vaniglia che utilizzano nel gelato famosissimo con la M all'interno per la vaniglia. Molto, molto vaniglioso. Non vanitoso, vaniglioso. Tra l'altro, ragazzi, il packaging con le boccette in vetro è già quello da voto 110 con lode. Un'unione di vaniglie. Ed effettivamente non si sente un troppo dolce, troppo amaro. Viene bilanciato il tutto. È tutto molto bilanciato. Tra l'altro mi sembra di sentire una vaniglia un po' conosciuta anche. Ah, adesso mi ricordo! Da Peppino! Da Peppino! Oh, grazie, pallaccio! Errore maledetto. Arriva. Chi cazzo lo conosce? E sono delle vaniglie molto ben equilibrate. Non hanno un gusto troppo dolce o troppo, diciamo, amaro in bocca. La soddisfano alla grande. Io principalmente, a me questa tipologia di liquido piace svaparlo da polmone, ma c'è tanta gente che, da quel che so, svapa anche di guancia questo prodotto. Personalmente da polmone secondo me è molto più godibile. Mi sento in grado comunque di dargli un 7, che non è male. Per me è un all day, quindi nonostante io non sia un amante delle vaniglie, per me è un all day. Un'unione di vaniglie che non stufano, cioè non è quel troppo carico, troppo dolce, o magari lascia la bocca smorta alla fine, quindi non si sente nulla alla fine. Si sente proprio tutte le sfumature della vaniglia e delle vaniglie. La bocca alla fine rimane bella soddisfatta. Il vapore è caldo, lo sento bello caldo, avvolgente. E corposo, è un liquido corposo. Ma passiamo ora allo Sweet Lemon Job. Allora, primo impatto mi ricorda una crostatina di limone. Quindi classica crostata con marmellata al limone. Forse ho trovato il primo limone che mi piace. Allora, non è come tutti gli altri limoni che mi sa di chimicazzo. Assolutamente no. Questo sembra quasi con una nota cremosa sul fondo. Sa di crema di limone allo stato puro. Cioè, è crema di limone, secondo me. È il primo limone che riesco a svapare che non mi dà affatto fastidio, ed è una cosa che comincio ad apprezzare veramente tanto. A me il limone solitamente nel 95% di tutti i liquidi mi dà veramente molto fastidio. Lo sento subito, anche se un liquido è pieno di aromi e c'è il limone, io sento il limone. Qui, pur essendoci solo limone, non mi dà fastidio per niente. Non ha picchi aspri, quindi come mangiarselo addentandolo, non ha picchi troppo zuccherini, quindi dove si sente l'aggiunta di zucchero per andare a compensare la parte aspra del limone, si sente una crema o una marmellata di limone equilibrata al 100%, cioè è equilibratissimo. Ragazzi, personalmente, da una persona che non ama il limone, gli do un 8,5. Faccio i complimenti ai ragazzi della G-Spot perché è un limone, anzi è il mio primo limone, che detta così può suonare un po' strana. È il primo liquido al limone che mi piace, che riesco a svaparmi senza avere il ribrezzo, sentendo quella parte di limone troppo dolce o troppo aspra. Questo è fatto veramente con le contropalle. Quindi ragazzi, il video può concludersi qui. Ringrazio G-Spot per avermi inviato i loro liquidi.
Siamo partiti con la Vanilla Gang Bang, che si è presa un 7, pur io non essendo un amante della vaniglia. E siamo passati poi allo Sweet Lemon Job, una crema al limone che si è presa un 8,5, perché è il primo liquido al limone che io riesco a svapare in vita mia senza avere problemi. E quindi ragazzi, che altro dire che dal mio angolo dello svapo è tutto. Il vostro DJ Viso conclude, quindi va a dirvi... che peccasi! Ciao ragazzi!